È stata accolta dalle urla vergogna vergogna da parte del padre di Sofia, la bambina simbolo del metodo Stamina, e di un gruppo di sostenitori, il ministro della salute Beatrice Lorenzin, a Prato per un incontro elettorale. Un bambino non curato, un bambino assassinato, recitava uno degli striscioni davanti all'Art Hotel. Il ministro ha poi incontrato privatamente i genitori di Sofia, Caterina Ceccuti e Guido De Barros, un incontro che rischiava di saltare per la presenza tra i sostenitori della protesta del movimento politico Io Cambio dell'eurodeputato Claudio Morganti, tra i cui candidati c'è anche Davide Vannoni, padre del metodo e ora indagato a Torino e San Marino per somministrazione abusiva di farmaci. Non c'è una disapplicazione della norma, e c'è su questa vicenda due temi, quello che sono di competenza del Ministero della Salute, e cioè la realizzazione della sperimentazione, c'è cioè il secondo comitato che è in campo, e poi c'è tutto il tema spinosissimo legato all'aspetto processuale, allo scandalo gravissimo. Capisco benissimo il fatto che famiglie che non hanno nessuna speranza di cura vogliono qualsiasi cosa, questo è umanamente molto comprensibile, ma io rappresento lo Stato italiano, uno Stato che ha un primato per la ricerca scientifica, per l'assistenza sanitaria, e questo è un primato che io devo difendere. Parole che non hanno convinto i familiari di Sofia. Ora, il ruolo della Commissione in merito non è quello di dire, di dare un sì o un no alla sperimentazione, ma è quello di seguire la sperimentazione. Quindi questo incontro, chiamiamolo così, frettoloso col ministro, lascia ancora delle voragini di incomprensione. Quella su Stamina non è però stata l'unica polemica che ha accompagnato la visita del ministro. L'assessore alla salute del comune di Prato, Dante Mondanelli, le ha consegnato un dossier sulle criticità del nuovo ospedale, ce ne faremo carico, ha promesso il ministro, e ha sottolineato lo sgarbo istituzionale per non aver invitato il sindaco alla visita al Santo Stefano.